Per quasi 2000 anni, l'antico Egitto è stato un mondo perduto, dimenticato. Sepolte nella sabbia, le vestigia di questa civiltà sorta sulle sponde del Nilo non finiscono mai di riemergere. Gli archeologi riportano alla luce l'Egitto dei faraoni, svelando ogni giorno qualcosa in più della sua incredibile storia. Grazie alle più recenti tecnologie scientifiche, alla fisica, alla genetica, alla grafica computerizzata, alcuni enigmi del passato sono ormai alla portata di tutti. Tra i grandi misteri della storia d'Egitto c'è il destino della splendida regina Nefertiti, il cui nome significa «la bella è arrivata». Era la sposa del faraone Akhenaton e partorì quello che diverrà uno dei faraoni più famosi, Tutankhamon. Non ci sono prove inconfutabili sul ritrovamento della sua mummia. Per tutti gli egittologi, la sua ricerca è ormai come quella del Sacro Graal e continua a nutrire le teorie più contraddittorie. Quando abbiamo realizzato che quella mummia era di Nefertiti, è stato davvero un momento incredibile. Tutti i campioni analizzati contenevano ancora il DNA. È piuttosto sorprendente. È una città decisamente regale. È certo che la residenza di Nefertiti fosse qui. Le proporzioni del volto sono perfette. Probabilmente era la donna ideale. Un'equipe di esperti si mette sulle tracce di Nefertiti per capire cosa sia successo alla morte dell'ormai leggendaria regina d'Egitto. Antonio Fischetti, fisico e reporter scientifico, condurrà ricerche in Europa. Mentre Claudine Le Tourneur d'Izon, un'egittologa con la passione per le regine egizie, e Gilles Arpoutien, autore di opere scientifiche ed esperto di nuove tecnologie, attraverseranno l'Egitto alla ricerca di Nefertiti. Per qualcosa sulla mummia di Nefertiti, bisogna inquadrare cronologicamente una storia durata più di 3500 anni, quella dell'antico Egitto. Claudine e Gilles incontrano l'egittologo Vassil Dobre, che collocherà Nefertiti al centro di questa incredibile saga. 4-5.000 anni fa ci fu il tempo delle piramidi, definito antico regno. L'epoca in cui sono state costruite le grandi piramidi di Cheope, di Chefren e tutte quelle giunte fino a noi. Circa 3500 anni fa, in un altro periodo più breve, chiamato Medio Regno, le piramidi erano in mattoni, ricoperti di pietra. Poi, circa 2500-3000 anni fa, abbiamo il Nuovo Regno. Nel 332 Alessandro Magno conquista l'Egitto e dopo di lui, per tre secoli, regnarono i Tolomei, Cleopatra, Arsinoe, i faraoni greci, Macedoni, con cui si conclude la civiltà egizia. Nefertiti visse dunque intorno al 1300 avanti Cristo. Claudine e Gilles fanno un salto indietro di più di 3000 anni nel periodo del Nuovo Regno per far luce sul destino della regina Nefertiti. Sappiamo che Nefertiti nacque a Luxor, chiamata anticamente Tebe, che era la capitale dell'Egitto. È in questa mitica città, sulle rive del Nilo, che Claudine e Gilles iniziano le ricerche sul mistero della bella Nefertiti. Dov'è sepolta? Perché non vi è certezza del luogo in cui si trova la sua tomba? È stata spostata? Ecco le domande a cui i nostri esperti devono rispondere. Situata nel cuore dell'Egitto, questa città è nota per il suo tempio monumentale, il cui ingresso era un tempio ornato da due obelischi, di cui uno si trova oggi a Place de la Concorde, a Parigi. Luxor è stata una delle più importanti capitali egizie. Qui si trovano le prime tracce di questa giovane destinata a diventare regina, Nefertiti. Il mito di Nefertiti prende forma il 6 dicembre 1912. Quel giorno, nel deserto egiziano, ad Amarna, la regina sta per mostrarci il suo volto migliore. L'archeologo tedesco Ludwig Borchardt sta scavando tra le rovine di una città sepolta da 33 secoli. Fra le vestigia di quello che era lo studio di uno scultore, scopre un vero insperato tesoro.
un magnifico busto perfettamente conservato che rivela i tratti della regina Nefertiti. Questo busto è oggi una delle opere più celebri del mondo, esposta al Neues Museum di Berlino. Ma ben presto la sua autenticità viene messa in dubbio. Si sospetta che i tedeschi abbiano fatto pressione su Borart perché facesse al più presto una scoperta importante per giustificare la costosa spedizione. Quel busto sarebbe un falso? Una scultura commissionata apposta da Borart per compiacere i suoi committenti? Al primo sguardo è quasi scioccante, perché il busto è perfettamente conservato. In effetti è incompiuto. È un modello per una scultura. All'epoca era abbastanza normale. Ce ne sono anche di Akhenaton. Il busto è autentico, perché non c'era materialmente il tempo di realizzare un falso a Tell el-Amarna. Borart avrebbe dovuto trovare uno scultore di talento estremamente creativo. Bisogna sapere, ad esempio, che del copricapo di Nefertiti non si aveva alcun esempio tridimensionale prima della scoperta di questo busto. Per non parlare della collana, che è di ispirazione floreale, l'unico modello simile, pressoché identico, si trova nella tomba di Tutankhamon, scoperta nel 1922, 9 anni dopo. È un capolavoro che rappresenta la donna più bella dell'antichità, ma probabilmente non è un ritratto fedele di Nefertiti. Per quale ragione? È probabilmente la donna ideale che si ispira alle descrizioni che abbiamo in letteratura. Le proporzioni del viso sono perfette. E in più ha un leggero tratto maschile, soprattutto il mento, che le aggiunge una sfumatura vagamente androgina. E si sa che questo lato androgino è sempre stato seducente più di una femminilità assoluta. Che i tratti del volto siano o meno fedeli a quelli di Nefertiti, 1 milione di visitatori ogni anno ammira al Museo di Berlino quel busto dal notevole realismo. È oggi la rappresentazione emblematica della regina in tutto il mondo. Ora gli esperti sanno com'erano le sembianze di Nefertiti. Ma per riuscire a trovare il luogo in cui dovrebbe essere la sua mummia, è necessario saperne di più sulla sua storia. È fondamentale ricostruirne la vita e i luoghi dove ha vissuto per svelare il mistero della sua ultima dimora. Nefertiti è nata a Luxor, proviene dall'alta nobiltà che ha regnato per diversi secoli sull'Egitto. I faraoni non sono solo sovrani politici, ma anche capi di una religione che adora numerosi dei, rappresentati in molti modi. A Luxor ci sono i famosi templi di Karnak che testimoniano il culto degli egizi per queste divinità. Gli archeologi incontrano Dimitri Laburi, egittologo esperto del periodo in cui ha vissuto Nefertiti, il nuovo regno. Karnak è un sito gigantesco che si estende per una 50 di ettari. È gigantesco, un paradiso per gli archeologi, e si trova nella zona dell'attuale città di Luxor. È uno spazio sacro che oltrepassa i confini di Karnak, con i santuari di Luxor, di Deir el-Bahari, di Medinet Abu. Questa zona era profondamente sacra per gli antichi egizi, fin dalla fondazione della città che i greci chiamarono Tebe, in egiziano Waset, e che risale al secondo millennio avanti Cristo. È una città imperiale dove il re si reca regolarmente e con lui la regina Nefertiti, a partire dal 4° anno del regno di Akhenaton, l'anno del matrimonio. Siamo nella zona più sacra del tempio di Karnak, il santuario, dove ogni faraone è stato iniziato al suo ruolo, quello di comunicare con il dio Amon. Ogni faraone, dal regno di Tutmosis III, ha camminato dove camminiamo noi. Proprio qui. Tutti sono passati da qui, compreso Akhenaton. Ed è a Luxor che Nefertiti incontra il futuro faraone Akhenaton, che diventerà suo marito. La coppia rende omaggio agli dei nei templi di Karnak, ma per il momento non vi è stata trovata nessuna mummia. Nessuna traccia della collocazione della tomba di Nefertiti. Allora gli esperti si recano sul sito del palazzo in cui Nefertiti risiedeva a Luxor per trovare indizi che li mettano su una nuova pista.
I re egiziani cercavano calma e serenità, lontano dalla confusione dei templi di Karnak. Gli archeologi hanno quindi cercato a lungo, tra i campi e il deserto, quella che poteva essere la residenza di Nefertiti. E l'hanno trovata, a ovest di Luxor, a Malkata. Buongiorno, come Bene, sta? Piacere di conoscerla. Peter Lacovara dirige una campagna di scavi in questo sito. C'erano due strade, e la principale è questa. E com'era questo palazzo? Era immenso, più grande di Buckingham Palace o della Casa Bianca. All'interno delle mura la superficie è di 100 metri per 150, davvero gigantesco. Era molto frequente che i re facessero costruire questi palazzi un po' fuori dalle capitali, nei pressi di Tebe in questo caso. È come Versailles. Abbiamo molte informazioni sulle decorazioni del palazzo perché sembra sia crollato, forse a causa di piogge torrenziali, e questo ha fatto sì che i dipinti dei solai e dei pavimenti si siano conservati, tranne quelli delle pareti. Sappiamo che era ricco di affreschi e di pitture. Una delle ragioni per cui ci impegniamo tanto a proteggere e preservare Malkata è che si tratta dell'ultima città reale nel suo sito d'origine. Le altre città reali, come Amarna o Deir el-Ballas, sono state inglobate dalle città moderne. Fortunatamente Malkata è distante dal deserto e questo ci consente di immaginare come apparisse all'epoca. Gli scavi di Peter Lacovara permettono di farsi un'idea precisa di come apparisse il palazzo di Nefertiti e del suo ambiente. Antonio, intanto, si reca nel nord della Francia per saperne di più sugli interni del palazzo e sulla ricchezza delle decorazioni, grazie a un ingegnere appassionato di egittologia che l'ha ricostruito in 3D. Come avete fatto a ricostruire il palazzo in 3D? Abbiamo utilizzato fonti archeologiche e la documentazione che ci hanno messo a disposizione. Il direttore degli scavi, Peter Lacovara, ci ha fornito delle piante che ha ricostruito e piccoli elementi di decorazione. Partendo da questi pochi elementi, abbiamo ricreato in 3D tutta la costruzione. La prima fase è stata una vista aerea del palazzo, una veduta d'insieme. Poi abbiamo iniziato a ricostruire la sala delle colonne, che conduce alla sala del trono. Il colonnato lo abbiamo ricreato partendo dagli elementi rinvenuti, la struttura d'insieme e anche le basi delle colonne che abbiamo ritrovato. Queste ultime erano in malta, mentre il fusto era in legno. Quindi abbiamo una ricostruzione completa. I fusti erano dipinti di rosso, mentre il resto, per esempio i capitelli, presentava motivi vegetali a colori vivaci. Si può pensare che Nefertiti vivesse in questo palazzo? Sì, è molto probabile che ci abbia vissuto da giovane. Poiché è certo che Nefertiti abbia vissuto a Luxor, sarà morta lì? Sarà possibile trovare la sua mummia? Ma dove cercarla? Nel quarto anno del regno di Akhenaton, sposo di Nefertiti, un avvenimento sconvolge l'Egitto. Il sovrano vuole rivoluzionare la religione, imponendo la venerazione di un solo dio, Aton, il dio sole. Ci può confermare che proprio qui siamo alle origini dell'atonismo? Ci troviamo in un tempio che è stato ridecorato da Ramses II, circa un secolo dopo Akhenaton. Ma con tutta probabilità l'atonismo, o le prime basi dell'atonismo, sono nate qui. È qui che Akhenaton costruisce un tempio dedicato al suo nuovo nume tutelare, il dio Sole, che diventerà il dio Aton una volta fuori da questa porta, fuori dal complesso del dio Amon.
si impone una nuova religione, l'atonismo. In un tempio crollato di Karnak, gli archeologi hanno trovato frammenti del tempio consacrato ad Aton. Queste pietre scolpite rivelano il culto crescente per il dio Sole. Testimoniano anche la prosperità dell'Egitto al tempo di Nefertiti, dovuta alle benefiche inondazioni del Nilo. Scavando all'esterno delle mura di Karnak, gli archeologi hanno scoperto le fondamenta di un tempio totalmente distrutto, che non appariva neanche nelle mappe ufficiali. Un tempio fantasma. Claudine e Gilles vengono a sapere che alcuni reperti riportano ad Akhenaton e a Nefertiti, come alcuni frammenti di statue monumentali, ma oggi sul posto non c'è più niente. Decidono di approfondire la storia di quei templi per saperne di più su Nefertiti, la regina al centro della rivoluzione culturale e religiosa in Egitto. Direzione Bordeaux. In questa città si trova il laboratorio Archeovision. Qui archeologi e infografici uniscono le loro competenze per ricostruire in 3D i templi scomparsi, così da comprendere meglio l'ambiente in cui viveva Nefertiti e le usanze dettate dalla nuova religione. Nel 1920 gli archeologi che lavoravano a est di Karnak hanno avuto la fortuna di trovare qualche reperto dei templi costruiti da Akhenaton. Tra questi reperti hanno trovato basi di pilastri, basi di muri e soprattutto dei colossi stupefacenti a immagine di Akhenaton. Un'immagine con un volto emaciato, la pancia prominente, cosce e gambe grosse. Questo ha stupito tutti perché si è capito che era Akhenaton e ci ha fornito le prime indicazioni sul fatto che il re avesse costruito a est e che proprio lì c'erano i primi templi dedicati al dio Aton. Col tempo abbiamo potuto capire sempre meglio come fossero fatti i templi costruiti a est, perché pian piano abbiamo ricreato le pareti. E anche nelle decorazioni trovate abbiamo rappresentazioni dei templi come erano allora, una cosa preziosa per noi. La nuova religione imposta da Akhenaton e Nefertiti genera un'arte inedita che privilegia per la prima volta rappresentazioni realistiche dei faraoni, considerati ormai come appartenenti alla famiglia del dio Sole. Quando si guardano le raffigurazioni di Akhenaton e Nefertiti, si è abbastanza sorpresi nel constatare il grado di intimità che c'è tra i due e la naturalezza dei gesti, che non si trovano da nessun'altra parte nell'arte egizia. È vero che questo è uno dei rari periodi in cui si può vedere una coppia toccarsi, baciarsi. C'è l'immagine di Nefertiti che ruba un bacio ad Akhenaton mentre gli mette una collana ed è una rappresentazione inedita. Si può parlare della comparsa di una nuova liturgia. Il culto non è più incentrato sugli dèi, ma sul re. La vita del re diviene un rituale. I suoi movimenti, quando si alza o quando mangia, ricordano un po' la vita del re Sole a Versailles, dove il cerimoniale di ogni istante era ritualizzato. Il culto della personalità è sicuramente all'origine della leggenda di Nefertiti.
La sovrana concretizza e incarna la parola del suo sposo. E ciò le riserva un posto al vertice dello Stato. Sebbene occupasse un posto di rilievo nella nuova società, i nostri esperti non riescono a trovare tracce di quale potrebbe essere la sua tomba al centro del sito di Karnak. Quale avvenimento della vita di Nefertiti potrebbe metterli su una nuova pista? Certamente quello che le cambierà il destino. Il marito Akhenaton decide di costruire una nuova capitale d'Egitto dedicata al culto del dio Sole. Fa erigere un palazzo che diverrà la sua residenza. Il re decide di costruire una città totalmente dedicata al dio Aton, dove avrebbe vissuto, al centro del sito di Amarna, scelto appositamente. Quindi un luogo vergine. È una delle prime volte nell'antico Egitto che si può erigere una città sacra su un terreno nuovo. Risalendo il Nilo fino al centro del paese, Akhenaton sceglie una vasta pianura al limite del deserto. Il faraone è nel quinto anno di regno e vuole lasciare la sua impronta costruendo un nuovo Egitto. È ad Amarna che saranno ritrovate le vestigia della nuova capitale, sepolte sotto la sabbia. La città di Amarna è emozionante e originale, perché è nuova. Il nostro lavoro di ricostruzione dei volumi della città e di interpretazione dell'architettura con le planimetrie desunte dai reperti ci permette di avere idee abbastanza precise sulla scala metrica. Sappiamo all'incirca su quali dimensioni lavorare per avvicinarci alla realtà. Le nuove tecnologie, grazie alla loro precisione, sono fondamentali perché consentono di fornire sempre più dettagli sul passato. Elementi che possono mettere gli esperti su nuove piste, alla ricerca della tomba e della mummia di Nefertiti. Ad Amarna, Akhenaton e Nefertiti si stabiliscono in una grande residenza. Qui nascerà il loro figlio, il futuro faraone Tutankhamon. Scene di vita tratte dai reperti illustrano la popolarità dei sovrani. Ma la realtà ha contorni meno netti. Tavolette di argilla dell'epoca mostrano una situazione internazionale complessa e un regno d'Egitto in difficoltà. Nefertiti e Akhenaton non possono regnare in pace, come speravano, ad Amarna. Per meglio comprendere ciò che porterà alla caduta della città, Antonio incontra a Parigi François Tonique, giornalista esperto di egittologia. La coppia reale Akhenaton e Nefertiti viveva nel suo mondo. Non calpestavano il suolo non sacro. Quando si spostavano, lo facevano soprattutto usando dei carri. Camminavano solo sui pavimenti del palazzo e dei templi. Non siamo affatto certi che fossero amati dal popolo. Come e perché la città di Amarna è stata distrutta? Chi ha cancellato ogni riferimento al dio Aton? Sono stati i successori di Tutankhamon, in particolare Seti I e Ramses II, che hanno voluto distruggere sistematicamente i templi e scalfire a martellate, più o meno sistematicamente, le immagini di Aton, di Akhenaton, della regina e dei figli. Perché i successori non sono rimasti ad Amarna? Diciamo che il fallimento del progetto di Akhenaton ha provocato la caduta della città e ancora una volta il trasferimento da Amarna a Luxor. Questo viene deciso poco tempo dopo la morte del re dal suo successore. La città va in rovina e tutti i templi, più o meno rapidamente, vengono smantellati. Poiché la città era fatta in mattoni, mattoni crudi, con il vento e la pioggia scompaiono tutte le tracce delle abitazioni, tutte le tracce della città.
Tuttavia, i dignitari della corte di Akhenaton credevano nel futuro di Amarna. Perciò si erano fatti costruire tombe che rappresentano una svolta nell'architettura funeraria egizia. Per molto tempo gli egizi hanno costruito le tombe nelle piramidi, poi le hanno fatte nella roccia. Com'è nato questo nuovo genere di tombe? Abbiamo un cambiamento religioso che si trasmette al culto funebre e al modo di tumulare il re. Quindi si è passati dalla piramide, che è un concetto solare, a un concetto più sotterraneo. Si ha nozione del mondo dell'aldilà, dei mondi sotterranei, e ci accorgiamo che le tombe reali del nuovo regno che sono nella Valle dei Re rispondono ai nuovi riti, alla nuova concezione. Sulle pareti sono incisi questi nuovi concetti sacri che descrivono il transito del defunto nel mondo degli inferi e tutti i pericoli che deve superare per rivivere quando il sole rinascerà. In conclusione, per trovare la sepoltura di Nefertiti, gli archeologi sanno che devono cercare una tomba scavata nella roccia. In fondo a una valle, a est di Amarna, hanno trovato nelle falesie, alla fine del XIX secolo, diverse aperture che conducono a delle tombe. Una di queste ha ospitato provvisoriamente le spoglie di Akhenaton. Nel sito di Amarna, il celebre egittologo Mark Gabold ha lavorato diversi anni sulla cartografia della necropoli reale. Alcune tombe potrebbero aver accolto membri della famiglia di Akhenaton. Gli esperti hanno raggiunto il loro scopo? La mummia di Nefertiti potrebbe essere trovata? Speravo davvero di chiarire il mistero e di sapere dove fosse stato previsto seppellire Nefertiti in questa necropoli. E la mia conclusione è che quando Nefertiti è morta, la sua dimora funeraria era incompiuta e quindi forse hanno dovuto interrarla provvisoriamente in questa tomba reale. Nefertiti è morta qualche mese prima del suo sposo e alla fine è stata sepolta probabilmente nella tomba reale, ma esattamente dove è molto difficile da dire. La teoria di Mark Gabold è che Akhenaton e Nefertiti siano stati sepolti nelle falesie di Amarna, ma che dopo la caduta della città il loro figlio, il faraone Tutankhamon, abbia fatto spostare le mummie nella Valle dei Re. Quindi, Nefertiti potrebbe essere stata spostata nella Valle dei Re contemporaneamente ad Akhenaton, il suo sposo? Claudine e Gilles decidono di seguire quest'ipotesi. Nefertiti potrebbe essere in una tomba di questo gigantesco cimitero di regine e faraoni. Si ritorna a Luxor, nel celebre Winter Palace, in cui si sono susseguite generazioni di esploratori, avidi di nuove scoperte. All'inizio del XIX secolo, eminenti egittologi si sono concentrati a Luxor per scavare nella famosa Valle dei Re. Le prime immagini filmate testimoniano la frenesia nella ricerca di tesori sepolti. Le spedizioni nella Valle dei Re si moltiplicano. All'epoca si assiste a una vera corsa alle mummie. L'Egitto diviene una grande sfida per le nazioni che finanziano campagne di scavi costosissime. La competizione è accesa tra gli egittologi di tutto il mondo, che non avranno sosta nello scavare per riesumare tombe e oggetti che faranno nuova luce sulla storia. Gran Ragustar, una scarpetta. Anch'io. Tira l'altra.
La mignette. E un'altra. Che gran ragù. Perché è fatto con il classico soffritto, pomodori selezionati e una gran quantità di carne 100% italiana, che cotta lentamente lo rende ricco e corposo. Gran ragù, gran scarpetta. E per una scarpetta dal gusto deciso, gran ragù star piccante con un tocco di peperoncino. La mia ricetta del benessere, mangiare sano e fare check-up periodici. Mi piace tenermi in forma e contare su una protezione assicurativa per tutta la vita. Il tempo è prezioso, per questo prenoto senza attese le visite nei migliori centri di cura. Per tutti i modi di vivere la salute, c'è Salute e Benessere di Generali Italia. Un'unica polizza per te e la tua famiglia. Potrai avere in regalo un check-up e un teleconsulto medico. Ti aspettiamo in agenzia. Iniziative soggette a limitazioni. Prima della sottoscrizione, leggi l'eccetto informativo e i dettagli su generali.it. Generali, partner di vita. Un impulso. Una forza elettrica che ci spinge a fare ciò che sentiamo dentro. Un battito. Un'emozione. Puoi provare a frenarlo, questo impulso. Fermati, rifletti, cos'è meglio, cos'è peggio, e chi no. Ma niente ci porta più lontano dell'impulso che nasce dentro di noi. Cupra Born, 100% elettrica, l'impulso di una nuova generazione. Ogni rotta di Capitan Findus porta al pesce migliore per i suoi gratinati. Fatti con merluzzo sfilettato fresco e surgelato entro 3 ore. Così croccanti e squisiti che per innamorarsene basta un morso. Gratinati di Capitan Findus. Sali a bordo. Partecipa al concorso. Vinci subito 1000 zaini Artichoke con 100% tessuti riciclati. Benvenuto al McDrive. Scopri il gusto di vivere fino in fondo i momenti che ami. Comodo, sicuro, McDrive. Si parla spesso della Valle dei Re. Di che si tratta esattamente? La Valle dei Re è un wadi, cioè il letto asciutto di un fiume. Quindi è una valle secca che si inonda con le forti piogge. Questo wadi è quindi la Valle dei Re, King Valley in inglese. Un luogo molto isolato tra le montagne di Luxor. Ed è qui che i re vogliono far scavare le proprie tombe. Tra la Valle del Nilo e il deserto, una catena di piccoli monti nasconde un dedalo di rocce e gallerie. In questa valle sono state scoperte più di 60 tombe che una volta ospitavano i corpi dei faraoni e delle loro spose. Tutte le tombe sono identificate con 2 lettere, KV, seguite da un numero. Che significa esattamente? KV sta per King Valley e il numero corrisponde all'ordine di scoperta delle tombe. Ad esempio, la KV62 è la 62esima tomba scoperta nella Valle dei Re. Sulla riva ovest di Luxor non c'è niente di meglio di una mongolfiera per osservare dall'alto e per contemplare la maestosa Valle dei Re. La cosa degli indizi si restringe per i nostri esperti. La soluzione dell'enigma di Nefertiti potrebbe trovarsi in questa area? La sua tomba potrebbe nascondersi in una delle tante gallerie sotterranee? Per procedere su questa pista, devono saperne di più sulle tombe finora scoperte. Nel 1907, l'egittologo Edward Russell Ayrton porta alla luce la tomba KV55. Ci trova resti umani e oggetti che testimoniano la provenienza da Amarna.
Sebbene saccheggiata diverse volte, la tomba ospitava un sarcofago su cui era scritto il nome del re, Akhenaton. Una scoperta straordinaria. Dunque, la teoria seguita dagli esperti è corretta. Il grande faraone Akhenaton è stato trasportato nella Valle dei Re. Ma nessuna traccia della sua sposa Nefertiti. Un'altra tomba attira l'attenzione dei nostri esperti. Una sepoltura ben nota, quella del figlio di Nefertiti, il faraone Tutankhamon, morto giovanissimo a 19 anni. Salve. Dunque, Gilles, siamo nel cuore della Valle dei Re e ora entriamo nella tomba di Tutankhamon. La tomba è stata scoperta nel 1922 grazie all'ostinazione di un uomo, Howard Carter. Questo archeologo inglese intuì che il figlio di Nefertiti, il giovane Tutankhamon, era stato tumulato nella Valle dei Re. Dovete sapere che la ricerca di questa tomba è stata una vera avventura. Carter ha sempre voluto scavare nella Valle dei Re, ma non aveva la concessione. Poi l'ha ottenuta e ha trovato un mecenate. Ha eseguito tanti scavi per molti anni, che però non si sono rivelati fruttuosi. Ma aveva avuto un'intuizione. Pensava che il famoso faraone Tutankhamon, di cui non si sapeva niente prima della scoperta della tomba, fosse sepolto al centro della valle, perché aveva trovato qualche indizio qua e là e qualche tomba legata al re. E con ostinazione, con perseveranza e ovviamente con gli scavi, ha trovato delle tracce nel novembre 1922. Trova un primo passaggio e questo passaggio conduce alla tomba di Tutankhamon, la famosa KV62. Dopo anni di ricerche, quando era sul punto di abbandonare, Carter fa una scoperta eccezionale. Sotto un cumulo di pietre, una porta si apre su un lungo corridoio. Ci troviamo nella tomba di Tutankhamon. Lì c'è l'anticamera e qui la camera con il sarcofago. È la prima tomba inviolata trovata nella Valle dei Re con un gran numero di oggetti. Questa tomba, in origine, non doveva essere destinata a un re perché è molto piccola. Quindi si pensa che Tutankhamon, morto molto giovane, aveva circa 19 anni, sia stato sepolto utilizzando una tomba che non doveva essere una tomba reale. Ma la tomba di Tutankhamon ha rivelato tutti i suoi segreti. Recentemente delle analisi effettuate sulle pareti hanno portato un egittologo a pensare che la tomba in origine fosse ben più grande. Un'ipotesi sul luogo dove si troverebbe la mummia di Nefertiti è che fosse nella tomba di Tutankhamon, magari dietro a uno di questi muri. In effetti, qualche anno fa, il governo egiziano ha ordinato una copia della tomba di Tutankhamon, un po' come la grotta di Lascaux in Francia. Per questo è stata realizzata una riproduzione in 3D della tomba. La scansione ha rivelato delle anomalie di superficie. Questo ha avvalorato l'ipotesi che forse ci siano altre stanze nascoste dietro i muri. Nefertiti potrebbe riposare in una delle stanze nascoste vicina a suo figlio. Il governo egiziano, giustamente, ha chiesto di fare ulteriori ricerche, in particolare con immagini radar. Purtroppo lo studio con le immagini radar non ha rivelato alcun elemento significativo che confermi con certezza la presenza di stanze. D'altronde, non è concepibile praticare dei fori in un monumento di tale importanza storica come questo. I nostri esperti continuano la ricerca della tomba e della mummia di Nefertiti. Se non è nella stessa tomba del marito Akhenaton, né in una stanza nascosta della tomba del figlio Tutankhamon, potrebbe essere nella Valle dei Re, in un luogo dedicato solo a lei? Alla fine del XIX secolo, un egittologo francese scopre una tomba, la KV35, che fa tornare a discutere sul mistero che circonda Nefertiti. Il francese Victor Loret
scava nella Valle dei Re nel 1898-99 e scopre in successione la tomba di Tutmosis III e quella di Amenhotep II, la KV-35. Nella camera funeraria di Amenhotep II ce n'erano altre quattro annesse, di cui due murate. Abbattuto uno dei muri, lo re scopre un buon numero di mummie. Si rende conto immediatamente che si tratta di mummie reali e alcune di queste vengono identificate. C'è sicuramente il re Tutmosis IV, nonno di Akhenaton, il re Amenhotep III e altre non identificate. Tra queste, una donna anziana con capelli lunghi, una giovane donna, la younger lady della tomba KV-35, dal volto piuttosto sfigurato, e un giovane principe. Di recente è stato ipotizzato che la giovane donna sia Nefertiti. Poi uno spettacolare colpo di scena sull'enigma di Nefertiti. L'egittologa inglese Joan Fletcher annuncia di aver identificato la mummia Younger Lady che secondo lei è Nefertiti. Una serie di esami saranno effettuati su quel corpo di più di 3.000 anni. Sarà finalmente trovata traccia della regina? La mummia della giovane donna è in cattivo stato con danni evidenti che risalgono all'antichità. I saccheggiatori le hanno fracassato il petto per rubare gli amuleti che si trovavano all'interno del corpo. Alcuni hanno ipotizzato che la mummia fosse stata mutilata volontariamente perché era quella di Nefertiti. Ma fondamentalmente non c'è alcuna prova. La mummia Younger Lady continua ad alimentare tutte le fantasie degli egittologi. È oggi gelosamente conservata al Museo del Cairo. Dopo aver percorso l'Egitto e raccolto informazioni in Europa grazie ad Antonio, Claudine e Gilles decidono di proseguire le ricerche al Museo del Cairo, dove incontrano l'egittologo Vassil Dobrev. Nefertiti sicuramente è stata mummificata seguendo un rituale riservato ai reali. Vogliono saperne di più su questa usanza. Siamo nella sala delle mummie del Museo del Cairo. Non so se è affascinante o inquietante, ma comunque fa impressione. Perché gli egizi mummificavano i loro re e le famiglie reali? Nell'antico Egitto non si diceva che una persona era morta, ma che il suo spirito era volato via. Quindi, perché lo spirito potesse ritornare, perché il faraone, per esempio, qui c'è Ramses, potesse rivivere, il suo corpo doveva essere mummificato e così lo spirito sarebbe ritornato. Ovviamente c'erano dei rituali da seguire, delle formule e molte cose da fare prima, degli oli magici e via dicendo. Un bentornato. Esatto. Quindi, per rivivere c'è bisogno di un corpo. Nella nostra religione, diciamo, l'anima vola via, lascia il corpo. Per loro, invece, si sale in cielo con i corpi per raggiungere il padre Ra, il creatore. Siamo davanti a Ramses, il grande, che è stato identificato grazie a queste mummie che non sono state trovate nelle loro tombe, ma in un luogo segreto. Tutte queste mummie, ed altre ancora, erano state nascoste, le avevano tolte dalle tombe. Poi gli esperti dell'epoca avevano stabilito che questo era Ramses, quindi è Ramses il Grande. Ma per conoscere la storia di una mummia, bisogna che ci dica qualcosa di sé. Per questo lo strumento più affidabile è l'analisi genetica. Ci dirigiamo a Bolzano, in un laboratorio che ha impressionato il mondo dell'egittologia. Il genetista Albert Zink, direttore dell'Istituto per lo studio delle mummie di Bolzano, è andato in Egitto per analizzarne alcune, tra cui la celebre Younger Lady. Si tratta della mummia di Nefertiti? Il DNA ne è la prova? Qui lavoriamo su mummie provenienti da tutto il mondo, Egitto, Sud America e anche dalle Alpi. Cerchiamo di sapere come fossero le condizioni di vita all'epoca, quali fossero le malattie che avevano contratto e come si vivesse anticamente.
È stato complicato accedere alle mummie egizie, in particolare alle mummie dei re, ma alla fine abbiamo ottenuto l'autorizzazione. Abbiamo potuto fare dei prelievi e trasferirli in un laboratorio creato appositamente al Cairo, vicino al museo, perché era vietato far uscire i reperti dal paese. Quindi abbiamo fatto tutte le analisi in quel laboratorio, in Egitto. Per la mummia della Younger Lady abbiamo avuto dei buoni campioni. Abbiamo usato un ago da biopsia per fare i prelievi sulle ossa lunghe, come qui, sull'omero o sulle ossa delle gambe. Abbiamo anche potuto prelevare dei campioni dalle ossa piccole, perché volevamo evitare di danneggiare la mummia. I campioni prelevati dallo scheletro erano di buona qualità. Infatti, poi si è verificato in laboratorio che contenevano del DNA. Quando abbiamo constatato che quella mummia era sicuramente la madre di Tutankhamon, è stato un momento davvero fantastico, perché abbiamo impiegato mesi per preparare l'operazione e ottenere le autorizzazioni, e finalmente eravamo arrivati a questa fondamentale conclusione. L'identità della Younger Lady, quindi, non ha più misteri per Albert Zink. La mummia è sicuramente la madre di Tutankhamon, quindi Nefertiti. Se le analisi del professor Zink sono attendibili, la ricerca si è conclusa. Ma Antonio vuole avere altri pareri scientifici. Si reca al laboratorio di paleogenetica al Musée de l'Homme a Parigi. In che modo la genetica può aiutare gli archeologi e gli egittologi? La genetica e lo studio del DNA offre molte possibilità. Il DNA è una molecola che resiste nei secoli, ma non è eterna e può comunque diminuire con il tempo. Più un campione è antico, meno DNA potrà contenere, anche in relazione a fattori ambientali. Allora, nel caso delle mummie egizie, come quella della Younger Lady, che risale a qualche millennio fa, il DNA è comunque utilizzabile? È un clima molto caldo. Non sono condizioni favorevoli alla conservazione del DNA. Se il DNA c'è, è sicuramente spezzato in frammenti e difficilmente utilizzabile. Comunque ci sono studi come quelli del professor Zink che sono stati fatti a partire da questa mummia, la Younger Lady, e che ne ricostruiscono l'albero genealogico. Che ne pensa? Io non l'ho analizzata, quindi non posso trarre conclusioni sulla pertinenza e l'affidabilità di questi studi. Noi qui sappiamo che tutti i campioni su cui si lavora forniranno un DNA molto corto e difficilmente utilizzabile. In questo caso pare che alcuni campioni, o tutti quelli che hanno studiato, contenessero ancora del DNA, cosa che trovo sorprendente. Sono anche riusciti ad analizzare dei frammenti di DNA più lunghi, di 300-400 lettere di DNA. Sapendo che i nostri frammenti sono per lo più tra le 30 e le 50 coppie di basi, sono risultati sorprendenti. Sarebbe interessante far replicare questa analisi in un altro laboratorio, analizzare la conservazione di questo DNA. Come si stabilisce che sia davvero antico? Altra cosa interessante sarebbe controllare la percentuale di contaminazione provocata dalle diverse persone che hanno manipolato i campioni e quanto sia il DNA proveniente davvero dalla mummia. Ma Albert Zink è categorico. Le sue analisi sulla Younger Lady si sono svolte in condizioni ottimali. I risultati sono inconfutabili. La mummia della Younger Lady è stata spostata dalla tomba originaria ed è stata manipolata da molte persone. L'imbalsamatore che ha preparato il corpo, i tombaroli che sono stati in contatto con la mummia e infine gli scienziati e gli archeologi che l'hanno studiata dopo la scoperta. Quindi
Numerose persone che sono entrate in contatto con la mummia hanno lasciato tracce di DNA. Noi dovevamo fare attenzione a non importare queste tracce sui nostri campioni e li abbiamo quindi prelevati all'interno delle ossa con un ago sottilissimo, usato per le biopsie, per essere certi di non contaminare il vero DNA con quello presente in superficie. Poi abbiamo prelevato i campioni su varie parti della mummia, sempre preoccupandoci di avere la certezza assoluta di esaminare solo il suo DNA naturale, eliminando ogni rischio di confusione con le altre cellule. Quello che abbiamo potuto dimostrare è che la Younger Lady è proprio la madre di Tutankhamon. E abbiamo anche concluso con questo metodo che Akhenaton è il padre di Tutankhamon. Anche per Mark Gabold il fatto sembra assodato. Secondo questo esperto della 18ª dinastia, i legami familiari stabiliti con l'aiuto del DNA della mummia della Younger Lady sono fondati. È stato studiato il DNA di questa mummia e il DNA è stato confrontato con quello di altre mummie e sono state trovate delle relazioni. Per me sono test affidabili, perché se ci fosse stata una contaminazione con un DNA attuale, quest'ultimo avrebbe reagito immediatamente e si sarebbero potute identificare le persone che avevano manipolato la mummia ai giorni nostri. Non è stato così. Estrarre il DNA è stata un'operazione difficile. Il che prova che è antico e in cattivo stato. E i risultati indicano precisi rapporti di parentela che si devono prendere, secondo me, sul serio. Dopo settimane d'inchiesta e migliaia di spostamenti tra Egitto ed Europa, Claudine, Gilles e Antonio possono analizzare tutti gli indizi raccolti finora su Nefertiti. A quanto pare ci sono pochi dubbi. La mummia della Younger Lady potrebbe davvero essere quella della regina. Ma alcuni egittologi prospettano altri scenari possibili e continuano la ricerca di Nefertiti. A 3.000 anni dalla sua morte, la bella regina esercita ancora un grande fascino sia sugli esperti che sul grande pubblico. Nefertiti ha segnato la sua epoca e continua ad incarnare una delle figure più emblematiche del grande e potente Egitto. Quello delle folli costruzioni, del culto dei faraoni, di una nuova religione e di un salto di qualità nella storia della sua arte.